Dopo Boffo tocca al presidente della Camera, Gianfranco Fini, accusato di non aver difeso il Premier e di aver preso le distanze su alcune scelte della maggioranza. Il 14 settembre Feltri, in un lungo fondo, lo richiama all'ordine. O stai da una parte o stai dall'altra. Poi la minaccia. Scrive Vittorio Feltri. È sufficiente per dire ripescare un fascicolo del 2000 su faccende a luci rosse riguardanti personaggi di Alleanza Nazionale per montare uno scandalo. Meglio non svegliare il can che dorme. È un attacco della quarta carica dello Stato alla terza carica dello Stato. È rivelatore del momento politico. Intanto sbarazziamo il campo dai prestanome e da quelli che premono il grilletto che si trovano sempre. È un attacco di Berlusconi a Fini, attraverso il giornale di famiglia. Prima con l'avviso a rientrare nei ranghi e poi con la minaccia di pubblicare un dossier alle luci rosse. Siamo addirittura alla minaccia, non c'è neanche, diciamo, il fatto da raccontare. Difficile non definire questo come un metodo mafioso, ed è stata esattamente la definizione con cui ha risposto Gianfranco Fini. Che cosa si propone Berlusconi con questa azione così ineditamente barbara, anche per la vita, anche per i parametri della vita politica italiana? Di sbarazzare il campo da ogni possibile alternativa interna al centrodestra. Fini è il naturale erede di Berlusconi, è il cofondatore del Partito del Popolo della Libertà e oggi può fare da centro di attrazione di un dissenso interno al centrodestra nei confronti di questa deriva finale del berlusconismo. Se noi proviamo a mettere insieme tutto quello che è accaduto da parte del Presidente del Consiglio nei confronti del sistema dell'informazione in questi mesi, insomma, c'è qualcosa di significativo. Noi accusati di far parte con gli altri giornali di un qualche complotto eversivo per far cadere il Presidente del Consiglio, una delle cose più gravi che naturalmente in Italia è passata sotto silenzio, e cioè l'esortazione pubblica, l'invito, come abbiamo detto, agli imprenditori di non fare pubblicità su un giornale, il primo caso in cui si cerca di soffocare economicamente un giornale, in cui si cerca di sovvertire le regole del libero mercato, fatto da un imprenditore e fatto da un leader politico che oltre che imprenditore è anche editore. E poi la querela alle 10 domande e poi l'uso dei giornali di proprietà della sua famiglia in qualche modo per stroncare le critiche che gli vengono rivolte da alleati, da giornalisti, per ammonire la Chiesa, per ammonire i direttori dei giornali. Facciamoci una domanda molto semplice, senza usare delle parole roboanti, ma quella cosa fondamentale, il diritto dei cittadini di essere informati, di sapere, di conoscere, e il corrispondente dovere dei giornali di informare. In Italia la qualità di questa coppia indispensabile in una democrazia è una qualità che deperisce sotto questi attacchi che continuano. Nelle pagine del quotidiano e sul sito internet di Repubblica viene presentato un appello a difesa della libertà di stampa. Lo firmano tre giuristi, Franco Cordero, Stefano Rodotà e Gustavo Zagrebelsky. Dall'appello dei tre giuristi. L'attacco a Repubblica è interpretabile soltanto come un tentativo di ridurre al silenzio la libera stampa, di anestetizzare l'opinione pubblica, di isolarci dalla circolazione internazionale delle informazioni. In definitiva, di fare del nostro paese un'eccezione della democrazia. Ciò che ha mosso i promotori di questo appello è la convinzione che la libertà di formazione dell'opinione pubblica sia un dato essenziale, ineliminabile in qualunque democrazia. Libertà di formazione dell'opinione pubblica significa prima di tutto la possibilità di attenersi ai fatti. La sensazione che abbiamo avuto guardando il nostro paese è che oramai i fatti siano scomparsi, esiste solo una raffigurazione virtuale di quello che viene rappresentato come fatto, ma i fatti nella loro bruta realtà non vengono né comunicati e soprattutto la comunicazione non viene più percepita come una comunicazione leale. Ecco, questo è un punto che vorrei sottolineare con particolare forza. Se nella vita di una comunità
non c'è questo aggancio che è l'unico aggancio oggettivo. Poi le opinioni potranno cambiare, modificarsi, confrontarsi, scontrarsi, ma se non c'è l'accordo sui fatti, tutto diventa fasullo e tutto diventa manipolabile. Ma Berlusconi non si ferma. Dai primi di settembre, quasi ogni giorno, c'è un attacco ai giornali. Dunque, io credo che possiate leggere i giornali di oggi, dove c'è tutto il contrario della realtà. Abbeveratevi alla disinformazione di cui siete protagonisti. Povera Italia, con un sistema informativo come questo. In pochi giorni le firme sono decine e poi centinaia di migliaia. Aderiscono molti premi Nobel, da Dario Fo a Günter Grass, e tanti personaggi italiani e stranieri della cultura, dello spettacolo e del mondo dell'informazione. Televisione e quindi non cambiano le parole e i fotografi non cambiano le immagini. Poi i giornalisti, quelli cattivi, li vediamo nel pomeriggio. Il 10 settembre, per la prima volta, Berlusconi accetta di rispondere alle domande di un giornalista durante una conferenza stampa. La risposta, e questa non è una novità, lascerà aperti tutti i dubbi sui suoi comportamenti. Vabbè, no, la domanda li devo domandare per il tema che è su tutti i media internazionali in questi giorni, da qualche settimana, che è il giro di prostituzione e di veline, diciamo, che sono andate alle sue feste. È invidioso, eh? Sì, certo. In una vicenda che non so se lei pensa che sta danneggiando l'immagine dell'Italia o invece no. E non so se lei pensa veramente se... Abbiamo molte turiste straniere che hanno prenotato per le vacanze del prossimo anno. Non so se lei ha pensato di in qualche momento di darle dimissioni per questo affare, forse per tranquillizzare un po' questa vicenda che è stata in questo momento. Lei ha scontri con la stampa, con la Chiesa, con il suo compagno di partito Fini, voglio dire, sembra un po' difficile da gestire. Grazie. Vedo che lei legge solo l'Unità e la Repubblica, complimenti. Soltanto. Giro di prostituzione, non esiste alcun giro di prostituzione, assolutamente, anche questo una calunnia. Una persona, un imprenditore di Bari, ormai noto, che si chiama Tarantini o Tarantino, era venuto ad alcune cene facendosi accompagnare da belle donne. E io dico che, anzi, tra i maschi, i miei colleghi, qualcuno qui presente, la mano a dire che non è una cosa gradevole quello di sedersi a un tavolo e invece di trovarsi soltanto persone lontane dall'estetica, se invece gli occhi si possono posare su delle presenze femminili, gradevoli e simpatiche. Io mi sono comportato come si deve comportare, secondo me, ogni padrone di casa che non sia diverso dalla normalità delle persone, ma anche da lì è venuta fuori la prova che io non ho versato una lira, un euro per avere una prestazione sessuale. E allora confermo, al di là di questo, che nella mia vita io non ho mai, neppure una volta, dovuto dare dei soldi a qualcuno per una prestazione sessuale. Le dico anche perché. Perché da chi ama conquistare, la gioia e la soddisfazione più bella è la conquista. Se tu paghi, mi domando che gioia ci potrebbe essere. Potrei aggiungere anche tante cose su quello che scrive il suo quotidiano. Il calo di credibilità significa caduta di copie, caduta di lettori, caduta di pubblicità. Di questo passo si va al fallimento. Credo che il Paese ne sappia qualcosa. Ne abbiamo pubblicato un editoriale quel giorno che si intitolava Pericolo Pubblico, no?